Ben ritrovati. Oggi vi voglio proporre un effetto molto semplice, però la sua forza sta nel fatto che può essere integrato in diverse routine che coinvolgano oggetti di piccole dimensioni. Vi faccio un esempio. Ora non so se ce l'ho dietro, fammi vedere. Siamo in montagna, ci prendiamo una palla di spugna e un sasso. Iniziamo con la palla di spugna, mano destra, la mettiamo qua dentro, un soffio magico, sparisce, si strofina, ritorna. Un'altra volta, palla di spugna, mano, soffio, sparisce, ritorna. Stessa cosa la possiamo fare col sasso. Prendiamo il sasso, lo mettiamo qua dentro, sparisce, si strofina, ritorna. Sasso lo prendiamo, lo mettiamo qua dentro, sparisce, ritorna. Si può fare con oggetti piccoli, tipo caramelle, monete, soldatini, i tappini delle penne, boh, qualsiasi cosa vi venga in mente che sia sotto mano. La pallina nella mia mano, io faccio finta di metterla in questa, però in realtà rimane sempre nella mia mano destra, impalmata. Guardiamo come funziona il passaggio. La prendo, la mano sinistra si chiude, e la mano destra va ad agguantare con queste tre dita la pallina e la schiaccia al suo interno. La destra può indicare la sinistra che si apre, mentre si apre la destra se ne va via e rimane morbida, fondamentale questa cosa, perché un errore che spesso si fa è questo, che io faccio così e schiaccio la pallina in questa mano nel tentativo di nasconderla, ma più uno fa così e più l'attenzione del pubblico andrà qua. Invece uno tra i metodi corretti è questo: prendo la pallina, la metto qua dentro, mentre apre questa mano, la mano destra se ne va e la mia attenzione, il mio corpo, vedete che è tutto proteso verso questa mano, questa semplicemente non la considero e rimane morbida, sparisce. Ora, se voi rimaneste in questa posizione come una bella statuina, il pubblico vi guarderebbe questa mano istantaneamente. Voi che fate? Anticipate la sua mossa, e qui la genialità del gioco, perché fate la sparizione e fate la riapparizione, non dando tempo al pubblico di inserirsi e di mettere bocca in quello che sta succedendo. Quindi pallina, sparizione, la mia mano destra che è qui ritorna, strofina la mano sinistra e deposita sul palmo della mano sinistra la pallina. La mano sinistra si chiude, la destra continua a strofinare, se ne va, e solo nel momento in cui se n'è andata si apre. È importante che voi non abbiate fretta nell'eseguire vari passaggi, perché se io facessi questa cosa qui e apro la mano mentre la destra è ancora sopra, trasmetterei tensione al mio pubblico, mentre invece cercate di essere il più sereni possibile. Quindi la prendo, non c'è niente, strofino, la mano destra se ne va, quando se n'è andata via apro e mostro la pallina. Io posso fare anche questa variante: prendo, finto deposito in questa mano, soffio, sparizione, ritorna. Il fatto di soffiare è una direction importante, nel senso che direzionate l'attenzione del pubblico sulla vostra bocca che soffia e lo distrarrete effettivamente dalla parte del corpo che deve restare nascosta, cioè la mano destra. Sparizione. Per vedere come si fa il finto deposito, io credo di aver già caricato un video minimo e a casa verifico e vi lascio il link qua. I finti depositi sono una marea, ve ne faccio vedere uno fra i tanti che esistono. Pinzo la pallina con il pollice e l'indice, così. Quando la mia mano sinistra va a coprire la pallina, la mia mano destra con queste tre dita afferra la pallina e la schiaccia. Contemporaneamente la sinistra si chiude e se ne va. Col sasso invece ho realizzato un finto deposito diverso, cioè potrei realizzare anche questo. È chiaro che con la palla di spugna torna meglio perché è morbida e si pinza. Col sasso torna un po' peggio. E col sasso si può realizzare questo finto deposito che è il tornichetto. E vi metto il link qua su per chi è interessato. Ragazzi, è tempo di tornare a valle. Un abbraccione e alla prossima. Salam aleikum a tutti.